Tommaso. Ciao. C'è un intruso in macchina tua. Ben trovato. Grazie. Grazie a te per essere con noi, sei il nuovo ospite di Drive Inter. Insomma, sarà un bel viaggio verso una prima destinazione, poi verso chiaramente casa tua. È facile, però tra un po' ci sarà anche un piccolo test da superare. Non ti svelo niente, intanto possiamo iniziare il nostro viaggio. Va bene, partiamo, vediamo cosa ne viene fuori. Mi hai fatto divertire davvero tanto, Tommaso, hai postato una tua foto di, insomma, qualche anno fa, Love My Air. Ho riscosso un grande successo. E non ridete, però, hai scritto anche, quindi. La tua passione per l'arte da dove nasce? Allora, è una cosa strana perché a casa mia non c'è nessuno di grande appassionato verso l'arte. E mi ricordo, sei un collezionista, giusto? Sono un piccolo collezionista per quello che, diciamo, riesco a fare. È successo una decina d'anni fa che un mio compagno che era con me in Nazionale del 21 era appassionato d'arte e disse vabbè, andiamo a vedere qualche mostra. Cominciai a vederle e mi resi conto che avevo una certa sensibilità verso il mondo dell'arte. Ah, quindi sei un intenditore anche tu alla fine. Non posso dire che sono un intenditore, però diciamo un'infarinatura generale ce l'ho. Come hai detto tu, hai giocato anche a Braga. In Portogallo la maglia del Braga è bianco-rossa. A cosa deve questi colori? Ai colori del Bari? Ai colori della bandiera polacca, ai colori della Croce Rossa oppure ai colori dell'Arsenal? Era una chiesa là molto. Perché prima era bianco. Forse all'Arsenal? Forse all'Arsenal, senza forse, all'Arsenal. Forse all'Arsenal. Infatti i tifosi perché del Braga sono chiamati Arsenalistas. Siamo arrivati al momento della canzone, questo momento Drive Inter dedicato alla canzone, appunto alla musica. Intanto che musica ascolti? Ascolto di tutto, sono, vabbè, la mia passione sono gli anni 60, 70 e spero un giorno inventino una macchina del tempo perché ci vorrei tanto tornare. Puoi scegliere soltanto di ascoltare una canzone, quale ascolti? Domanda difficilissima questa. Questa è veramente veramente difficile. Te lo dico così, guarda, l'album che proprio non ascolto una canzone singola perché non si può ascoltare singolo è The Dark Side of the Moon. Quindi ti do tutto quell'album perché okay. Per me è una canzone unica ed è tutto quell'album. Ed è secondo me uno degli album più belli che hanno mai fatto. Cantaci sopra, non ti preoccupare. Tutto si muove, non riesco a stare fermo. Tremando ti cerco in tutti i canali. Alta tensione, ma senza orientamento. Sbandando ti seguo in tutti i segnali. Cerco perché sei la disfunzione. La macchia sporca la mia distrazione. La superficie liscia. Tommy, che cos'era questa roba qua? Sai che se c'è un vecchio adagio che unisce il musicista e l'atleta è che bisogna lavorare sui fondamentali.